Come posso assegnare un colore differente a questa superficie? Chiede Mally. Zat ha già risposto, bisogna inserire gli ID differenti per ogni faccia all'interno dell'edit poly. E faccio vedere un metodo abbastanza veloce in 3ds Max. Facciamo un box. Questo box deve essere convertito come oggetto poligonale per avere accesso agli ID, che sono questi. Se noi guardiamo, lui ogni volta che fa un box assegna degli ID in automatico, quindi ogni faccia ha un suo indirizzo. Questi ID possono ricevere materiali diversi. Ovviamente, se io vado a selezionare ad esempio tutte queste facce e voglio assegnare un unico materiale a queste facce che hanno degli ID diversi, la cosa più semplice è andare all'interno del Slate Editor o Material Editor, prendere un materiale, cambiamo un attimo il colore, lo faccio di colore giallo, ed lo applichiamo. Lo potete, diciamo, buttare sopra in questo modo oppure con questa freccia. Quando vado a deselezionare le facce, mi accorgo che queste facce hanno già il colore in azione, quindi questa è diventata ID 7, 7, 7, quindi lui in automatico ha segnato un ID 7. Posso fare la stessa cosa. La cosa importante in questo gioco è quella di selezionare la faccia e poi applicare il materiale, in modo che lui in automatico applica il materiale solo a quella faccia, altrimenti lo applica a tutto l'oggetto in questione. Se io vado ad interrogare questo materiale, lui mi dice: io ho creato un materiale con 7 multi sub object, perché lui era partito dall'ID 7, e ho assegnato questi materiali. Quelli che mi interessano sono ad esempio il materiale 1, che è verde, e il materiale 7, perché lui fa riferimento agli ID dei poligoni, quindi questo materiale è applicato direttamente qui sopra, questo materiale è applicato direttamente qui sopra. All'interno della storia, negli ID, se io gli dico ad esempio no name 1, lui che cosa sta dicendo? Sta dicendo che si sta riferendo a questo tipo di materiale, che lo posso chiamare anche verde, ok? E quindi adesso si ricorda che questo è un materiale verde applicato all'ID 1. Se io devo selezionare ad esempio l'ID 7, o le seleziono da qua, gli dico select ID ad esempio 7, e lui dice no name, quindi non c'è il nome del materiale, e gli diciamo ad esempio giallo. Quindi questo per comprendere come lui lavora con gli ID e come gestisce gli ID assegnati chiaramente al materiale. Ovviamente io posso farlo anche manualmente. Vediamo come fare. Prendiamo un materiale, usciamo dalla modalità sub object e faccio così. Quindi in questo caso ho un unico materiale applicato a questo oggetto, ok? Mi preparo un'altra tipologia di materiale e lo faccio diventare di colore verde, quindi voglio tutto grigio e sopra verde. In questo caso io posso rifare un multi sub object e posso anche decidere a priori qual è l'ID che voglio. Ad esempio, se questo è l'ID 1, questi qua ad esempio vorrei che sono gli ID 2. Lasciamo clear selection attiva, gli diciamo 2 e premiamo enter, ok? Quindi qui ancora non abbiamo nessun materiale, quindi lui non mi fa vedere i materiali, però se gli dico select ID 1 qual è questo, select ID 2 qual è questo, ok. Adesso facciamo un materiale multi sub object. Multi sub object lo trovate qua nei materiali, di default lui ne ha 10. Quelli che mi servono a me in effetti sono soltanto 2. Quello che io devo fare è questo: prendere il materiale ad esempio che va qui sopra, lo metto qua, e il materiale che va qui sotto nell'ID. Questo per comodità lo chiamiamo grigio,
e questo per comodità lo chiamiamo verde. Senza nessuna faccia selezionata, quindi alla radice del Detail Poly, lo assegniamo questo elemento. Quindi il materiale, che si chiama materiale con asterisco 61, viene applicato, e lui viene applicato in questo modo perché siamo stati noi ad assegnare i nostri ID precedentemente, l'ID 1 di colore grigio e l'ID 2 di colore verde. Quindi questo è il gioco. Ovviamente, se devo assegnare un altro, diciamo, colore, set number ad esempio 3, lui di default, in questo caso, siccome ho già applicato dei materiali, mi propone un altro materiale grigio, lo facciamo diventare ad esempio così viola, ed nel materiale anche qua lo chiamiamo viola. Okay. Su questo oggetto non c'è nessun ID 3, perché ancora ne vediamo soltanto due, sempre con clear selection attivo, altrimenti fa confusione. Gli diciamo set ID 3 con la faccia selezionata, enter, quindi con il tasto invio esco, e questa diventa quella viola. Quindi adesso noi abbiamo 1, 2, 3. Questa è la gestione dei materiali degli ID all'interno di 3ds Max.